Siamo con Maria Cristina Magagna, una signora padovana che si è vista portare via la casa per quanto? Per 13.000 euro. Allora io premetto un'invalidità di 80%, allora io a seguito di una causa di mobbing di lavoro mi sono rivolta a un'associazione non profit nel bolognese. Questi avvocati erano di Firenze e praticamente hanno perso in primo grado, secondo grado, e io avevo detto che non avevo disponibilità di soldi perché mi trovavo senza lavoro e comunque una vita che ho, e quindi potevo accedere al patrocinio gratuito, e loro mi hanno detto sì sì, non si preoccupi, lei pagherà un po' alla volta. E invece per tutta la risposta alla fine mi hanno presentato il conto di 13.000 euro, ma questo non fosse il tutto, mi hanno pignorato la casa. Ha vinto quella causa? No, l'ho persa addirittura, l'ho persa, quindi una causa persa, e che adesso mi trovo il 25 marzo, c'è la vendita all'asta della casa. Allora lei adesso dove vive? No, io vivo ancora nella casa, però al 25 marzo, se non c'è un accordo, se non c'è qualcosa, verrà messa all'asta la mia casa. Lei dovrebbe trovare 13.000 euro entro il 25 marzo. Esatto. Se avverrà la vendita, lei... Andrà la vendita, in Italia come succede, la casa verrà svenduta. Io non avrò né casa e né soldi, e anche sono senza lavoro, per cui, cioè, alla fine noi... Dove andrà a vivere? Non lo so, perché non ho posti per dove andare a vivere. Io non ritorno, per carità ci sono i miei genitori, ma io non ritorno a casa dei miei, perché alla fine io ho lavorato tanto per quella casa là, non ritorno dai miei. Ma comunque non avrò nessun posto, anche perché non so se i miei genitori possono accogliermi. Insomma. Lei in che settore lavorava? Lavoravo su una associazione commercianti e facevo impiegata praticamente.